riconoscimento dell'amministrazione comunale al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale 1 per la preziosa attività che da sempre svolge con competenza e applicazione nelle emergenze, nel soccorso delle persone in situazioni di pericolo e delle popolazioni colpite da calamità. L'impegno civile ed elevata professionalità e la straordinaria umanità che contraddistinguono tutti i suoi operatori. In larga parte volontari ne fanno un esempio per tutti noi ed orgoglio e prestigio per la nostra città. Con questa motivazione è stato consegnato in una sala dei notari gremita di volontari del CAI del Soccorso Alpino provenienti da tutta la regione e dai vertici nazionali del Soccorso Alpino e del CAI il Bagliocco d'Oro al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale dell'Umbria, ritirato da Maurizio Guiducci, presidente della sezione Umbria. È l'occasione per dirvi grazie, ha detto il sindaco di Perugia Andrea Romizzi, per tutto quello che avete fatto e che continuate a fare, soprattutto nei momenti più complessi, rivolgendosi anche al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, presente in sala. È veramente un momento importante questo, un riconoscimento prestigioso. Sono molto emozionato che la mia città riconosca l'impegno che il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria ha dato in tutto questo periodo, soprattutto delle grandi emergenze. Siamo tutti volontari, siamo in Umbria oltre 80 e abbiamo fatto oltre 100 interventi nel 2016, in più un gran lavoro per tutte le emergenze sismiche e per l'emergenza neve sia in Umbria che a Rigopiano. Ma la giornata e il concerto di solidarietà dei cori storici della SOAT, sezione operaia della Società Alpinisti Tridentini, dedicato alle popolazioni umbre colpite dal sisma, ha visto nel centro storico di Perugia esibirsi anche i cori del CAI di Gualdo Tadino, Colle del Sole di Perugia e di Terni. Nati nel 1926, i cori storici degli alpinisti tramandano le loro tradizioni solo vocalmente per valorizzare questo importante patrimonio e dare una voce alla cultura delle montagne, a quanti la vivono, a quanti la frequentano. La coralità spezza il silenzio naturale che si ha ogni volta dopo un terremoto, ha detto il presidente generale del CAI Vincenzo Torti. Oggi con questi canti vogliamo interrompere ancora questo silenzio.